situazione c'è un po' di difficoltà, non siamo molto sicuri del nostro futuro prossimo. Siamo il piccolo villaggio di Caleta de Famara e con un bel vento che ci spinge come se fossimo delle barche a vele. Ci muoviamo verso l'infinito ed oltre su sterrato. Aver mangiato dopo la pausa pranzo, siamo ripartiti, il vento c'è ancora, i freni dell'autobus ci sono anche loro, stiamo andando di lì, abbiamo mangiato come al solito abbastanza filo di maialini, ma non troppo, e si prosegue per questa bellissima strada. Questa salita 4 km e 8. Peggio di ieri che siamo al 14%. Madonna. Ventaccio oggi pazzesco. Simboli dell'isola. Adesso andiamo lassù, Gonfiatina alle gomme, perché da qui all'arrivo tutto asfalto. Via. E inizia il secondo tratto di Parco Nazionale. Quota e poi picchiata. Figatissima.
abbiamo trovato la nostra dimora per il pernotto. È questa qua. Cioè, l'unico problema è che manca il tetto, però anzi, forse è un bene, perché almeno c'è una cosa in meno che potrebbe crollarci sulla testa. E sembra un gabbiotto di non lo so, per il riposo magari dei braccianti, dei contadini. È un luogo magari neanche troppo protetto dal sole probabilmente durante il giorno, però è comunque un luogo dove potersi riparare. Speriamo che questi muri tengano. Stasera, oggi c'era un bel vento potente, però sembrano abbastanza, speriamo, solidi. E diciamo che se non ci sarà un'altra puntata, a parte che vabbè, non ci sarà niente, se ci schiacciano questi mattoni non ci sarà proprio niente, neanche la prima di puntata. Vabbè, magari ci si aggiorna per o la cena che facciamo qui naturalmente su questo comodo tavolo, proprio un lusso sfrenato questo, e poi magari per la buonanotte, dai. 2 hours later. Buonasera, anzi meglio buonanotte. Nel vento di Yaiza ci siamo piazzati qua, abbiamo mangiato e adesso andiamo a dormire alla bellezza del tempo. Le ho 7:30.